Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro AndroLink91 in questo primo video extra di Yo-Kai Watch 3. È un video extra che però potrebbe andare a modificare la serie originale che sto facendo appunto sul canale, nel senso che io vorrei trovare, come ho detto appunto nella serie, uno yokai, o due almeno, uno per il personaggio maschile e uno per quello femminile, per quanto riguarda dalla slot Kai. Quindi, questo video extra appunto c'è scritto nel titolo come prendere alcuni yokai, alcune monete speciali, e ve lo farò vedere, però prima andiamo un attimo a vedere quante slottate ho e cosa andrò a slottare. Per oggi ho solo 3 slottate e sinceramente non so neanche se sono solo 3 al giorno. Oppure oggi, perché mi è andata male, sono solo 3. Come vedete ho tante monete belle. Tutte monete, insomma, particolari. Che possono farmi trovare degli yokai particolari. Ora, io non vorrei assolutamente abusarne. Però vorrei almeno trovare uno yokai che possa andare nella squadra e fare, insomma, abbastanza il grande culo ai nemici. Quindi, quale moneta userò oggi? Intanto iniziamo con queste. Poi vi dirò anche come si fa a prenderle, ok? Vediamo cosa esce. No, come? Devo fare un altro scatto, non l'ha fatto. Ah, però misteri mistici. Questo mi aumenta l'energy max di 3 punti, se non sbaglio. Va bene, lì niente. Qui potrei trovare Sergente Quadro, oppure Whisper, o comunque sia Leo Fuoco, o anche Kyuubi. E Kyuubi sarebbe davvero interessante come yokai da portarmi in giro. Qui invece abbiamo Siro, che mi piace ma non ho mai provato, quindi non so quanto possa essere buono. Abbiamo Hanzo, il ninja Hanzo, che non chiedetemi come si chiama, ma se per sbaglio dovesse capitare... No, non capita. Peccato. Chi capita invece? Ah, me lo freccio. Me lo freccio, vabbè sì però... Pure voi, me la freccia, no? Me lo freccio! Perché me lo freccio, pare che mi sto frecciando da solo. Vabbè, dai, non importa. Facciamo anche la terza e poi andiamo a vedere come prenderle. Questa qui, moneta del tesoro, o secondo premio, o niente. A dire il vero, del secondo premio avrei già il cristallo che sta alla fine. Quindi direi di provare a prendere qualcosa da questi. Sentite! Se non lo prendo sono proprio sfigato. Perfetto. Sì? Ok, Imaginix. Bene. Hai fatto bene a liberarmi, è l'alba di una nuova amicizia. Imaginix! Ah sì, perché Asterix e non Phoenix, per Asterix e Obelix, proprio con l'accento. Nome Creator, perché è ovvio, Firelord, Eugenio, Ideona, oh mio Dio, Ideona. No, niente soprannome, perché soprannomi, sinceramente in Yo-Kai Watch non mi piacciono molti soprannomi. Però volevo trovare lui in effetti, ho detto, se mi deve uscire qualcuno, o lui o il drago. Ed è uscito lui, ma va benissimo. E lo mettiamo in squadra? Beh, io lo vorrei mettere in squadra. Le monete no, non sono in comune, però comunque sia, va bene prendere anche uno yokai con altre monete, scansionare altri codici QR con l'una, per poi trovare altri yokai, perché tanto a un certo punto del gioco si uniscono e quindi possono scambiarsi gli yokai come vogliono. Mentre invece con lei ho trovato lui, appunto lui è un yokai molto buono e lo userò in squadra, quindi abbiamo un S per squadra, un rango S per squadra. Penso che più di uno non li metterò, perché sennò davvero il gioco non è molto difficile poi alla fine vincere. Proverò a vincere con ranghi A massimo e un solo S per squadra. Come si fanno dunque a prendere queste monete? Bisogna andare prima di tutto alla banca che si trova qui. Entriamo. Stessa cosa a Valdor, dovete andare alla banca salvadanaio. E c'è una signorina che è di colore verde, perché probabilmente è namecciana. Quindi qui possiamo usare dei codici promozionali, ovvero QR code, per ottenere appunto oggetti promozionali. Sì, ovviamente, per forza sono codici promozionali, sono anche oggetti promozionali. Qui vedete il mio pavimento, tutta quanta la cavetteria messa male, però no, non devo scegliere nulla. C'è un sito che vi lascio in descrizione che non l'ho fatto io, non so di chi sia, perciò non chiedetemi cose.
Ci sono alcuni QR code che vi fanno prendere gli oggetti che ho preso io, le monete e anche dei cristalli, che serviranno poi comunque sia nelle missioni Busters T, che comunque sia troviamo una volta finito il gioco, e poi ritroveremo anche, se usciranno Busters 2 comunque sia, troveremo anche quelle. Come si fa dunque? Scansionate questi codici QR con la signorina Aquina Mecciana e poi vi daranno questi oggetti. Alcuni codici però sono tagliati, quindi non ve li prende. Se non ve li prende dopo qualche secondo che state lì puntati, vuol dire che il codice è tagliato e quindi non lo prenderà mai. Ora, ci sono tantissimi altri codici, ok? Però io non posso perdere tempo a cercarli tutti, perché sennò ci vorrebbe troppo tempo, davvero davvero tanto tempo. Ad ogni modo, il sito che vi feci vedere appunto la scorsa volta, yokaiwatchworld.net, lì a breve, fra una settimana almeno credo, usciranno tutti quanti i codici QR per il gioco di Yokai Watch 3. In teoria loro sono già al lavoro, questi ragazzi, sono già pronti, stanno facendo dei lavori appunto per Yokai Watch 3, però ci vuole tempo appunto perché devono trovare questo codice a cosa corrisponde, questo codice a cosa corrisponde e metterli tutti quanti in fila, quindi ci vorrà un po' di tempo. Magari ora che sto facendo il video già l'hanno fatto, non lo so. Ad ogni modo, per prendere questi codici, link in descrizione. Ad ogni modo, questo video finisce qui. Quando usciranno gli altri codici QR, faremo altre slottate più interessanti. Ad ogni modo, Cucci, per questo video è tutto. Come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. E vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per la pagina Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.